durante i moti del 1847 fondò col vescovo di Ivrea, Monsignor Luigi Moreno, col teologo Guglielmo Audisio e col marghese Gustavo Benso di Cavour, fratello di Camillo, l'armonia della religione con la civiltà, che difendeva la natura cattolica dello Stato e denunciava gli errori liberali avversando quel giurisdizionalismo laicista e antipapale tipico del governo piemontese. Quali sono le attività del centro studi Giacomo Margotti? Il centro studi vuole promuovere attività quali convegni, conferenze, dibattiti per una presenza culturale alternativa e controcorrente al pensiero mondialista dominante e che è oggi al potere. Il centro studi Giacomo Margotti vuole differenziarsi e dissociarsi dalla cultura ispirata alle filosofie moderne e alle ideologie di matrice giacobina, proponendosi un impegno culturale basato sulla filosofia aristotelico-tomista, sul magistero pontificio e sul pensiero degli autori cattolici che si sono distinti nella difesa della società tradizionale. Cosa si prefigge il centro studi Giacomo Margotti? Abbiamo pensato a 5 punti. L'analisi della società, la rilettura della storia, la riscoperta delle tradizioni, la battaglia per i valori e la formazione. Molto velocemente, la rilettura della storia. Sulla storiografia ufficiale pesano i pregiudizi della critica illuminista, intrisa di luoghi comuni e di propaganda ideologica, avversa naturalmente alla civiltà cristiana. È necessario intraprendere la rilettura delle vicende del passato alla luce della realtà storica. Insomma, basta con le storie e ricominciamo con le storie. L'analisi della società, quindi sul teatrino della politica, della finanza, dell'economia, si agitano diverse marionette, apparentemente in conflitto tra loro. Ma chi sono coloro che ne muovono i fili? E perché indossano un grembiolino col compasso? Scopriamo i maestri dello gnosticismo, i padrini del mondialismo. La riscoperta delle tradizioni, terzo punto. Abbiamo un passato, delle tradizioni, delle radici. La civiltà cristiana delle cattedrali, dei castelli, la civiltà rurale, 2000 anni di fede, di arte, di progresso, di civilizzazione. Riscopriamo le nostre radici per non essere travolti e livellati dal villaggio globale mondialista. La battaglia per i valori. La società attuale post-cristiana ha offuscato la differenza tra il bene e il male, abbassando l'uomo al livello delle creature irrazionali. L'oblio dei principi naturali e cristiani porterà alla disgregazione della società e alla rovina della nostra civiltà. Ultimo punto, la formazione. Consci che ogni riforma deve cominciare da se stessi, cominciamo a preparare la nostra anima e l'intelligenza ad aderire alla verità e ad amare il bene, poiché è la verità che vi renderà liberi, Giovanni 8,32. Due avvisi pratici molto veloci. C'è la tavola della buona stampa in fondo alla cappella. Serve per sostenere le attività del centro studi. C'è anche una bottiglia con le offerte, anche questa per sostenere, per chi volesse sostenerci e sostenere il centro studi. E ci sono i fogli con gli indirizzi dove si possono insegnare gli indirizzi per avere di posta o di posta elettronica, per avere contatti, newsletter, informazioni. Ancora due cose, Don Francesco non ha bisogno di presentazioni. Il direttore della rivista Sodalizium, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili, e ci parlerà di libertà. Quindi il titolo di questa conferenza, La verità vi renderà liberi, vero e
falso concetto di libertà. Io do la parola a Andrea. Io ringrazio Luca Stranges e ricordo che dobbiamo a lui, se ci sono ormai da qualche anno questi incontri, che a Moncalieri prima e quest'anno qui, anche se abbiamo visto che San Salvario la sera del venerdì non funziona per motivi che a noi erano sconosciuti, adesso conosciamo. Lo ringrazio quindi, tra l'altro le qualche parole vi dirò questa sera sono come un prolungamento ideale di quanto vi dissi l'anno scorso, quando il tema era quello dell'amore. Infatti sia l'amore, di cui abbiamo parlato l'anno passato, e la carità, sia la libertà si ricollegano a una facoltà che ogni uomo ha e che è la volontà, ragione per cui c'è un collegamento stretto e un prolungamento, diciamo, sullo stesso tema. Uno storico che non deve essere della nostra parte, si chiama Massimo Bucciantini, ha scritto qualche anno fa, mi sembra, un libro in cui narra la storia di un monumento, non di una persona ma di un monumento. Si tratta del celeberrimo monumento a Giordano Bruno, che fu eretto a Campo dei Fiori, quindi in una piazza di Roma, mentre il viso di Giordano Bruno si volgeva minaccioso e austero verso San Pietro, nell'anno 1889. E l'autore stesso, nel prologo del suo libro, ricollega questo monumento che si riuscirono i promotori a erigerlo solo dopo, mi sembra, 13 anni, comunque insomma più di 10 anni di lotta tra coloro che erano favorevoli e coloro che erano contrari. Quindi l'autore ricollega questo monumento a Giordano Bruno, tra virgolette, martire del libero pensiero, altri due monumenti che sono più o meno della stessa età, dello stesso periodo, e ancora più famosi, se mai possibile, di quello eretto al famoso eretico e apostata Nolano. Il primo è la Statua della Libertà. Tutti quanti, quando pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Statua della Libertà, che infatti accoglie e accoglieva gli emigranti al loro arrivo negli Stati Uniti, per far loro intendere e capire che erano giunti nel paese della libertà. E infatti la Statua della Libertà è raffigurata come una divinità, e infatti viene chiamata, è considerata la libertà che illumina il mondo. Questa Statua della Libertà fu eretta nel 1886, quindi solo 3 anni prima della Statua di Giordano Bruno, e fu un dono dei francesi, e tra l'altro vi partecipò anche il famoso Eiffel, agli Stati Uniti in commemorazione della rivoluzione americana. Al suo basamento, se non erro, si trovano le insegne della massoneria. Il secondo monumento di cui parla Bucciantini è la Tour Eiffel. La Tour Eiffel ormai è il simbolo di Parigi, come la Statua della Libertà è il simbolo di New York. E la Tour Eiffel fu costruita nel 1889, cioè lo stesso anno, pochi mesi prima, della statua a Giordano Bruno. L'89 ci ricorda qualcosa, infatti fu eretta in commemorazione del centenario della Rivoluzione francese. Per cui due rivoluzioni, quella americana, che ha preceduto di poco l'altra, e la Rivoluzione francese, la cui trilogia tutti conoscono, e se andate in Francia ogni municipio e ogni scuola
ha sul frontone a caratteri cubitali e anche ogni loggia la scritta Liberté, Égalité, Fraternité. E quindi la prima divinità, potremmo dire, adorata è appunto la libertà, la seconda la fraternità, la terza l'eguaglianza. Il terzo monumento, quello a Giordano Bruno, vede in questo eresiarca e apostata un martire, come dicevo, del libero pensiero. Quindi anche qui il tema della libertà, la statua della libertà, la rivoluzione francese della Liberté e infine un martire del libero pensiero. Ed è paradossale però che alla base del monumento vi sono dei medaglioni nei quali vi sono i principali martiri del libero pensiero, sto scrivendo un articolo sul soggetto, e nel medaglione di uno di codesti martiri, è un articolo che Guccentini ha pubblicato sul Sole 24 Ore, in cui parla, c'è anche una bella foto e ritrae queste cose, oltre a, mi sembra, Vanini, un martire poco conosciuto, poco noto, anche lui un ex frate, vi si vede in piccolo, ma ben visibile, il volto di Lutero. Ed è qualche cosa di paradossale che in un monumento dove si esalta la libertà del pensiero si ponga tra i personaggi che meritano questo posto colui che ha negato la libertà, giacché, come sapete, uno dei punti centrali nel pensiero di Lutero è il negare il libero arbitrio, cioè affermare che l'uomo non è libero. Addirittura ha scritto tutto un libro che si intitola polemicamente De Servo Arbitrio. L'arbitrio dell'uomo non è libero, ma è schiavo, ragione per cui nega assolutamente la libertà. Ora quindi in un monumento eretto in onore, si dice, della libertà, si presenta come uno dei padri di questa libertà un negatore della libertà. Non nel senso che privava gli altri della libertà, ha fatto anche quello, ma non è questo il punto. Negava proprio che l'uomo fosse libero e che non c'è un solo uomo libero sulla terra. Questo ci introduce di già ai paradossi della libertà che vengono da un'idea, come abbiamo messo nel sottotitolo del tema che svolgerò, dal fatto che c'è un vero e un falso concetto di libertà, il che permette quindi di esaltare come un campione della libertà un negatore della libertà, qualcuno che dice la libertà non esiste. Per restare in termini di date e di libertà, un anno prima della Tour Eiffel e del monumento di Campo dei Fiori a Giordano Bruno, vi è un monumento, sì, ma non di pietra o di marmo, ma di pensiero, che è un'enciclica ormai nota a pochi, ma che grazie alle meraviglie della modernità voi potete trovare scaricandole su internet. I nostri amici hanno appena stampato un libro eccezionale con 3 encicliche e te le vendono a 10 euro, il problema è che chiunque le può scaricare da internet gratis. Allora, questa enciclica si chiama Libertas Prestantissimum, ovvero sia la libertà nobilissimo dono di natura. Sono queste le prime parole che utilizza Papa Leone XIII, appunto nel 1888, per spiegare quale sia il vero e il falso concetto di libertà. Basterebbe quindi che io vi leggessi l'enciclica o che vi dicessi andate a casa vostra a leggerla, che si rinfrescasse un pochino l'italiano di questa enciclica che naturalmente soffre del tempo che è passato
e voi avreste di già praticamente il tema che vi propongo di svolgere. Anzi, vi consiglio quindi di stampare l'enciclica in questione in modo tale che possiate con tutta calma studiare questo testo. Detto questo, vorrei portarvi non più in questi luoghi dove sono erette questi monumenti a una falsa divinità e quindi a una falsa libertà, ma vorrei condurvi altrove, e cioè all'inizio dell'umanità e quindi anche alle prime righe, alle prime pagine della Sacra Scrittura, quando cioè Dio crea l'uomo. E tutti sanno di queste parole: l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Adamo cerca poi nel creato che egli può dominare, qualcuno che sia simile a sé, e non lo trova, perché tra tutte le creature nessuna è dotata come lui, a immagine di Dio, dell'intelligenza e della volontà. Con gli animali può instaurare un rapporto che però non è un rapporto di dialogo, un rapporto a parità, come egli invece potrà trovare nella persona di Eva, la quale finalmente sarà una socia che può spartire la sua vita. Questo perché anch'essa dotata di intelletto e di volontà, queste due nobilissime facoltà che rendono l'uomo appunto a immagine di Dio, che non solo ha l'intelletto e la volontà, ma è l'intelletto sommo e la somma volontà, come anche la somma libertà, e quindi fa la vera e reale dignità della persona umana. Ma in queste prime pagine della Sacra Scrittura non troviamo solo l'uomo creato da Dio nella sua nobiltà e dignità, ma troviamo anche il peccato. Quasi fin dall'inizio è descritta la caduta, e il peccato è come l'altra faccia, ovvero sia, se nell'uomo dotato di intelletto, di ragione per l'uomo, intelletto per Dio, e di volontà, noi vedremo come ciò si colleghi al vero concetto di libertà, nel peccato invece noi vediamo il falso concetto di libertà. Il tentatore infatti propone il peccato all'uomo, prima la donna, poi l'uomo consente, dicendo loro: eritis sicut Dii, diventerete gli eguali di Dio. E in che cosa essi potranno essere gli eguali di Dio? Certamente non in tutto, già che era impensabile sia per Lucifero sia per gli uomini credersi in tutto gli eguali di Dio. Gli eguali di Dio nel dotarsi di autonomia. Autonomia, come dice la parola, essere legge, nomos, a se stessi. Essere quindi indipendenti, non dipendenti. E vedete, da Dio ovviamente e dalla propria condizione e natura di creatura. Vedete quindi come in questa tentazione e nella conseguente caduta vi sia un'idea di libertà,
ma come vedremo, una falsa idea di libertà. La libertà è qui presentata come ribellione e come possibilità di fare qualunque cosa si voglia. Dio invece ricorda fin dall'inizio all'uomo che è dotato di libertà, lo ricorda a Caino stesso, quando gli dice, ed è una, non certamente l'unica citazione della Sacra Scrittura, nella quale si ribadisce l'esistenza nell'uomo del libero arbitrio, che è anche comunque verità di ragione, e gli dice per l'appunto che tu potrai dominare i tuoi appetiti, quindi è nelle tue mani, nella tua capacità, nella tua possibilità quello di dominare i tuoi appetiti. Tuttavia, da questa prima scena, come dall'altra, i famosi tre monumenti contrapposti all'enciclica appunto che vi ho citato di Leone XIII, così pure queste due scene che ci ricordano l'inizio della creazione e quindi dell'uomo, ci fanno già intendere che ci può essere un doppio concetto di libertà, uno vero e al contrario uno falso. Nella sua enciclica Leone XIII spiega per l'appunto all'inizio, la prima parte dell'enciclica, tutti questi dati fondamentali per avere una retta concezione della libertà e nello stesso tempo per comprendere anche quale sia la falsa libertà. Di questo ne parla poi soprattutto in seguito. Egli inizia proprio parlando della dignità dell'uomo che si ritrova appunto nella sua natura spirituale, nell'avere l'intelletto e la volontà dotata di libertà, nello stesso tempo che vi è un falso concetto di libertà. Ci spiega quale sia la vera e autentica nozione di libertà, in quali creature o in quali enti, perché c'è anche nel creatore Dio, vi sia la libertà, cosa quindi ci debba essere perché ci sia la libertà, e nello stesso tempo spiega quali siano i difetti e i limiti sia della ragione sia della volontà e conseguentemente della libertà, e in particolar modo, cosa che vi spiegherò meglio, come volere il male, scegliere il male, non è, come molti pensano, libertà, ma è piuttosto difetto e mancanza di libertà. Questo è un punto centrale di quello che noi dobbiamo capire, di quello che dobbiamo intendere. Tutto questo Leone XIII lo fa seguendo, direi, alla lettera San Don Tommaso, che è la sua guida, e fu egli che ristabilì la dottrina tomista nella Chiesa e che gli ridiede il lustro che meritava. E quindi anche qui dobbiamo a Leone XIII questa bellissima enciclica, esponendo il pensiero del dottore Angelico in materia. Ma incominciamo a avere qualche nozione, anche se questo potrà essere arido o difficile da comprendere, forse per qualcuno, non necessariamente per tutti. Abbiamo detto che l'uomo ha l'intelletto, l'oggetto dell'intelletto è il vero, la verità. L'uomo poi è dotato anche di volontà, l'oggetto della volontà è il bene. La volontà è fatta per il bene, come la vista è fatta per ciò che è colorato, che può essere visto da noi. E così, allo stesso modo, l'intelletto è fatto per il vero e la volontà è fatta per il bene. Questo è necessario, è di natura, come, non lo so, gli occhi sono fatti per vedere, nello
nello stesso modo, noi possiamo pensare che gli occhi siano fatti per camminare o per mangiare. Vi è un rapporto reciproco tra intelletto e volontà, perché da un lato, e questo è essenziale da capire, la volontà, pur essendo un appetito, cioè un desiderio razionale, è razionale. Tuttavia lo è perché segue l'intelletto, in quanto di per sé la volontà in se stessa sarebbe cieca. Se la volontà può scegliere il bene e fuggire il male, lo deve al fatto che l'intelletto è capace, conoscendo il vero, di capire che un oggetto, qualcosa, è bene, è un vero bene, e un altro oggetto invece è male, o in altri termini è un bene apparente. Da qui quindi il fatto che ogni atto di volontà è sempre al seguito di un atto del nostro intelletto. La libertà quindi si trova innanzitutto in maniera prossima nella nostra volontà, anzi in un certo senso si identifica con la volontà, è la volontà che sceglie, Leone XIII dice la volontà in azione, scegliendo, ma in maniera radicale la libertà si trova nell'intelletto, nella ragione dell'uomo. E da qui questa superiorità, potremmo dire, dell'intelletto sulla volontà, e quindi anche questa preeminenza della verità sul bene. Un bene senza verità non è un vero bene, e conseguentemente può essere ed è un male. Disgiungere, separare la verità dal bene e l'intelletto dalla volontà, e andare contro la natura delle cose, come siamo fatti noi, come siamo noi, ed avere quindi un falsissimo concetto di libertà. Ed è giustamente ciò che accade. Mentre invece nel Vangelo noi vedremo, e concluderò con le parole di Gesù Cristo, nostro Signore, nel Vangelo invece sono strettamente collegati verità e libertà. È la verità, dice Gesù Cristo, che vi renderà liberi. Nello stesso tempo però la volontà muove ogni cosa, l'intelletto pure, a cercare la verità, perché se oggetto della volontà è il bene, è soprattutto il sommo bene, l'ultimo bene, che ha ragione di fine, il fine ultimo. Il bene ha sempre ragione di fine, e in ogni cosa l'uomo prima di tutto ha l'intenzione del fine, voglio qualche cosa, e solo in seguito dispongo i miei mezzi per raggiungere questo fine. Da questo punto di vista la volontà muove l'intelletto. Vi è quindi una relazione reciproca tra l'intelletto e la volontà nell'uomo. Tuttavia, come vi ho detto, la libertà si trova nella volontà. È questo che distingue l'uomo dalle altre creature, tranne l'angelo, perché anche l'angelo è dotato di intelletto e di volontà, e lo rende simile al creatore, il Dio, mentre tutte le altre creature sono prive di intelletto e di volontà. Ragione per la... hanno una conoscenza, ma una conoscenza sensibile. Sono guidati dai sensi, gli animali sono privi di sensi, le creature inferiori, e quindi non hanno neanche questa conoscenza sensibile. Ma solo l'uomo, l'angelo, ha una conoscenza razionale, l'angelo intellettuale, che ne fa tutta la nobiltà e la dignità. Noi abbiamo quindi la volontà, e mediante la volontà abbiamo degli atti volontari. Volontario si dice ciò che procede da un principio intrinseco, cioè viene da me, da dentro di me, e non come l'atto violento, e quindi non volontario, che viene
al di fuori, da qualcuno che mi muove e che mi costringe a fare quello che non vorrei. Perché violenza c'è non solo se c'è uno che agisce dal di fuori, ma lo fa contro la mia volontà. Questo occorre precisare, perché Dio è solo Dio, è un agente estrinseco, cioè al di fuori dell'uomo, che può però agire, anzi deve agire, sulla volontà senza fargli violenza e quindi senza togliere all'uomo la libertà, anzi fondando la libertà dell'uomo, attuandola. Questa è una cosa importante che è stata trascurata anche da molte correnti teologiche che hanno incominciato a deviare dai veri principi per andare verso il pensiero della modernità. Pensiamo alla grande discussione sulla grazia del Cinquecento, Molina ed altri, col pensiero di rispondere a Lutero che negava il libero arbitrio, hanno visto nell'azione di Dio sull'uomo un nemico della libertà. Tanto più Dio agisce sull'uomo, tanto meno l'uomo è libero. E quindi dobbiamo mettere un confine all'azione di Dio senza se no l'uomo non è perfettamente libero. Dio è visto come un diminutore della libertà e non capiscono quello che San Tommaso invece spiega così bene. Dio causa prima, è primo motore, e Dio fine ultimo e bene sommo è colui che dà all'uomo la libertà, non solo perché ci ha creati liberi, ma perché attua, mette in moto la libertà dell'uomo in ogni atto libero che noi compiamo. Per spiegarvi, questa è un po' una digressione, ma una digressione alla quale tengo molto ed è così importante. Per spiegarvi è come il vento che soffierà in maniera diversa di ciò che il vento tocca. E quindi uno strumento, per esempio, suonerà in un modo e l'altro in un altro, sotto l'azione del medesimo vento. Così Dio tutto muove, essendo causa prima di ogni cosa, primo motore di tutto, cioè che fa passare all'atto tutto ciò che è in potenza, che dà a noi ciò che non abbiamo e non possiamo darci da noi. Solamente che muovendo le cose naturali, le muove in maniera naturale, necessaria e prive di libertà, come muove gli astri, per esempio, e muovendo invece le creature dotate di libertà, le muove liberamente, ma le une e le altre le muove. Ritornando a noi, quindi il volontario procede da un principio implicito, con conoscenza del fine. Ecco, il proprio del razionale, mentre l'animale realizza i propri fini, si procaccia il cibo in maniera straordinaria, perfetta, a volte abilissima, ma senza sapere che quello è un fine. L'animale non fa filosofia. L'uomo invece sa che quella cosa è un fine e sa anche che quello che lui utilizza per raggiungere il fine è un mezzo. Il volontario quindi ha conoscenza del fine. Non tutto il volontario però è libero. Uno dice tutto ciò che è volontario è libero. No, c'è il volontario necessario e il volontario libero. Il volontario è necessario quando sia il nostro giudizio e poi segue la nostra volontà, la scelta della nostra volontà, è già determinata una sola cosa. Mentre è libero quando il nostro giudizio è indifferente e poi col potere della volontà a cose opposte. Allora vedete, anche qui anticipo su quello che vi dovrei dire in seguito, ma cerco di dirvelo già subito perché mi viene in mente adesso. Si pensa che la libertà è la sommità della perfezione e che non c'è, cioè che ciò che non è libero è necessariamente imperfetto, è meno nobile, meno degno di ciò che è libero. Non è vero, non è vero. Certo, come vi ho detto,
L'uomo, se usa bene della libertà, altrimenti è peggio di una bestia, ma è più nobile dell'animale perché ha una libera volontà. Tuttavia, non tutti gli atti, diciamo, con il volontario dell'uomo, è però libero. Ad esempio, quando saremo in cielo, nella visione beatifica, noi avremo la visione di Dio, che è l'atto più alto che l'uomo possa compiere, che è la nostra infinita beatitudine. Questa è la vita eterna, dice Gesù Cristo al Padre, che conoscano te e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo. Ebbene, questa vita eterna, che è la conoscenza di Dio facciale, faccia a faccia in cielo, la nostra beatitudine, è per il beato un atto non libero ma necessario. Non si può non vedere Dio, altrimenti non saremo beati, e non si può non amare Dio in cielo. Quindi l'atto più alto e più nobile dell'uomo non è libero ma è necessario, però è volontario. L'uomo è sempre uomo, e in cose così elevate, il battito del mio cuore non è volontario, la crescita delle unghie non è volontario, ma invece il vedere Dio è volontario, è come se volontario, ma non è libero, è necessario. E Dio è libero? Giacché la cosa più elevata che vi sia è Dio. Dio è la cosa più elevata che ci sia. Tra l'altro è il fine ultimo, cioè ciò che ogni volontà, sapendolo o ignorandolo, desidera. Ebbene, Dio è libero, San Tommaso ci dice anche questo. Dio è libero, anzi la libertà stessa, ma non in tutti gli atti divini, a parte il fatto che l'atto è Dio e Dio è la stessa cosa. Vabbè. Dio è libero verso le creature. Verso le creature Dio è libero. Verso di me Dio è libero. Verso di voi Dio è libero. Verso il mondo Dio è libero. Dio è libero di creare. La Chiesa ha sempre difeso contro le eresie e anche contro il pensiero di molti pagani la libertà della creazione. La creazione è assolutamente libera, tanto è vero che il Concilio Vaticano I ovviamente condanna chi nega la libertà della creazione. Se qualcuno dice che Dio ha creato le cose non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente quanto necessariamente ama se stesso, sia anatema. Ma nello stesso tempo in cui questo canone del Vaticano, il Concilio Vaticano, ci dice che Dio è liberissimo, nel testo, non nel canone, dice liberrimo consiglio suo, quindi con la sua deliberazione, il suo consiglio liberissimo di Dio. Dio ha creato, poteva benissimo non creare. Dio si è incarnato e poteva non farlo. Però ci dice allo stesso tempo questo canone quanto necessariamente ama se stesso. Nei confronti di se stesso, come si dice ad intra, Dio non è libero. Vuol dire che è inferiore come un animale che è privo di libertà? Evidentemente no, sarebbe una bestemmia. C'è un volontario che è infinitamente superiore alla libertà, all'atto libero, cioè rispetto alla libertà è ancora più nobile e più degno l'amore con cui Dio si ama, ciò con cui Dio si conosce, il modo in cui Dio vuole se stesso come fine ultimo, che sempre ha evidentemente, la beatitudine stessa di Dio, tutto ciò è necessario, come necessario per Dio l'essere, esistere, assolutamente necessario, non può non essere, come non può non essere Dio. Quindi alcune cose sono necessarie, non libere, ma non per questo sono inferiori alla libertà, sono superiori. Voi mi direte, ma questo è nel campo dell'altra vita, del sovrannaturale, del divino.
ma l'uomo concreto in carne e ossa che io incontro per strada, ebbene il culmine della sua perfezione, della sua nobiltà, della libertà. E ancora vi dico, non esattamente, perché per esempio l'uomo è libero nella volontà, molto meno nell'intelligenza. Se l'intelligenza erra è solo quando gli manca l'evidenza o quando è spinta ad errare dalla volontà. Di per sé l'intelligenza è necessitata dall'evidenza di quello che conosce, del vero. Come pure l'uomo è libero sui mezzi al fine, non è libero rispetto al fine. Ma voi direte, ma il nostro fine è Dio, c'è un gruppo di gente che Dio lo bestemmia, che Dio lo ignora, che Dio non lo vuole. Sì, perché gli uomini conoscono Dio non come egli veramente è, ma come lo conosciamo noi, e come tale può essere considerato come un bene limitato e particolare, che ha qualche cosa che mi attira e qualche cosa che mi respinge, per esempio la difficoltà di conoscerlo o la fatica che c'è nell'amarlo, nell'obbedirgli, nel servirlo. E questo spiega che alcuni uomini vadano a Dio e altri invece lo rifuggano. Ma tutti gli uomini però hanno qualcosa in comune: il desiderio della felicità, più bella la parola in latino, beatitudine, cioè del fine ultimo. Non c'è uomo, neppure il suicida, che non desidera di essere felice. Per errore crede che la felicità consista nella soppressione della propria vita. È un errore spaventoso, ma nonostante ciò egli cerca a modo suo la felicità, cioè il fine ultimo, che in realtà coincide con Dio, ma l'uomo, molti uomini lo ignorano. Per cui, cercando la felicità o beatitudine, cercano Dio, ma non lo sanno e quindi non lo trovano. L'uomo quindi non è libero, per esempio, sulla fine ultimo, ovvero sia la beatitudine e la felicità, che è necessario per tutti noi. L'uomo è libero solo nei mezzi. L'uomo non è libero per il bene universale. La nostra anima ha un desiderio di bene che è praticamente come infinito, un po' come la nostra mente conosce l'ente, vuol conoscere la verità, così il bene per noi non mai ci soddisfa. Ecco, allora verso il bene universale che sazia pienamente l'anima, noi siamo necessitati, non possiamo non volere. Mentre invece l'uomo trova la sua libertà solo verso dei beni limitati o che noi vediamo come limitati, che noi comprendiamo e conosciamo come limitati. Lì c'è la libertà, lì c'è la scelta. O meglio, verso il fine ultimo noi possiamo essere liberi in questo sulla terra, nel non considerare, cioè decidere se agire o non agire. Ma se agiamo non possiamo che volere. Mentre invece, la differenza tra la libertà di esercizio, fare o non fare, e quella di specificazione, fare questo o fare quest'altro. Cioè è una maggiore libertà, potremmo dire. Invece quindi l'uomo è libero perché in ogni cosa creata, e anche purtroppo potremmo dire in un certo senso nel modo in cui noi conosciamo Dio, cioè limitatamente e oscuramente, possiamo vedere un aspetto di bene che ci attira e un aspetto di male che ci respinge, ragione per cui ecco che l'intelligenza dovrebbe dirci: questo è il vero bene che tu devi scegliere, questo invece è un bene apparente che tu devi fuggire. Ma lì, molte volte, l'intelletto influenzato dalla volontà e dalle passioni si sbaglia e prende per bene ciò che ci piace e non ciò che è il vero bene. Prende per bene ciò che vogliamo scambiare, pensare, credere essere bene e non ciò che lo è veramente. Quindi rispetto al volontario, il libero ha qualcosa di più, cioè la scelta. Ciò che è proprio caratteristico della libertà è la scelta, in latino elezio, il poter scegliere.
di tutto agire o no, ma soprattutto una cosa oppure un'altra cosa. Questo è il libero arbitrio, essere liberi da un vincolo sia esterno che mi costringa, la libertà dalla coercizione, che i gersenisti pensavano che la libertà si riduceva a quello, oppure invece anche la libertà da un vincolo interno, cioè dalla necessità naturale di andare verso una cosa e poter liberamente quindi scegliere tra una cosa oppure l'altra, perché sono tutti beni limitati. La libertà è la qualità astratta che compete alla volontà in quanto è dotata di libero arbitrio, dove il termine libero arbitrio significa una facoltà elettiva, cioè di poter scegliere i mezzi conservando l'ordine al fine, agire o non agire, fare questo o fare quello. Notiamo quindi che arbitrio ci indica l'intervento dell'intelletto che giudica il bene, libero invece il ruolo, che è quello principale, della volontà, della volontà. E ricordiamo, sempre necessario conservare l'ordine al fine. Se la volontà ha per compito di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il nostro fine ultimo, ecco che la volontà che non dispone, non conserva l'ordine al fine, non corrisponde alla definizione della libertà e del libero arbitrio. Ne segue una conseguenza importantissima. La conseguenza importantissima è questa, e questo è un punto importante, ci farà capire in seguito se mi lascerete fare il seguito. Poter volere il male non è libertà. San Tommaso giunge al punto di dire che c'è una maggiore libertà negli angeli che non possono peccare che in noi che possiamo peccare. Una cosa strana per la maggior parte delle persone. Per noi libertà significa poter peccare o non peccare, fare il bene o fare il male. Questo è un falso concetto di libertà. Tanto è vero che se la libertà fosse questo, Dio non sarebbe libero. Perché? Non può peccare. I beati nel cielo non sarebbero liberi. Perché? Non possono peccare. Cristo non sarebbe stato libero. Perché non poteva peccare. Ma se non era libero, neppure poteva meritare per noi la salvezza eterna, la redenzione, quindi la vera libertà del genere umano. Quindi in realtà la libertà non consiste essenzialmente nel poter peccare. Leone XIII nella sua enciclica dice: il fatto di scegliere il male, il fatto di peccare, sta alla libertà come i sintomi della malattia alla salute, a un essere vivo, ovvero sia, io naturalmente se sono malato vuol dire che sono vivo. Se faccio il male vuol dire che sono libero, ma in realtà fare il male non è essere liberi, ma è un sintomo di un difetto, di una malattia, di una corruzione della libertà, che mi fa capire che ho la libertà solamente perché una pietra non può peccare, è un leone neppure, anche se mangia un bambino o un missionario, perché è privo di volontà. È privo di libertà, mi capite? Quindi, siccome il libero arbitrio include nella sua definizione che l'uomo mantenga i mezzi ordinati al fine, ecco che la libertà non consiste nel scegliere dei mezzi inadeguati a raggiungere il fine. San Tommaso fa un paragone tra l'intelletto e la volontà. Dice, come l'intelletto, se erra nelle conclusioni,
a un difetto nell'intelletto. Quindi arrivare a una conclusione perdendo di vista i principi, questo dimostra un difetto dell'intelletto. Se io vi dico 2 più 2 è uguale 22, è un difetto dell'intelletto. O l'intelletto, ma dite, questo è un balola, è uno scemo, scusatemi, se uno dice 2 più 2 è 22, evidentemente. Quindi ha l'intelletto, ma viziato e corrotto. Allo stesso modo, se io scelgo un bene apparente e falso, solo perché ci vedo un bene immediato per me, dimenticando i principi morali, per esempio, ebbene, il peccato, essendo uno scegliere un bene apparente, è la negazione della libertà. È la negazione della libertà. Scegliere cose diverse senza perdere di vista il fine appartiene alla perfezione del libero arbitrio. Scegliere qualche cosa perdendo invece di vista il fine, con il peccato, deriva da una deficienza della libertà. E allora lì, come vi ho già detto prima, c'è una maggiore libertà negli angeli che non possono peccare che noi che possiamo peccare. Perché lo ripeto? La volontà per oggetto è il bene, non il male. E quindi una volontà che sceglie il male è una volontà difettosa. Se l'intelletto e la volontà fanno la dignità e la nobiltà dell'uomo, l'uomo che aderisce con l'intelletto all'errore, l'uomo che vuole con la volontà il male, che è un bene apparente, degrada la propria nobiltà, degrada la propria dignità, e pur non perdendola in radice, perché ci rimane la natura umana, tuttavia però la perdiamo di fatto, e dice San Tommaso, diventiamo peggio delle bestie. La bestia appunto agisce per necessità, ma secondo le leggi della natura, e quindi realizzando il loro fine, è il fine ultimo per il quale Dio le ha volute, mentre secondo, ovvio non posso vedere Dio, eccetera, chiaro, mentre noi invece falliamo e manchiamo. Allora ci sarebbero molte altre cose da dire, ma siccome il tempo è scaduto. C'è ancora la conclusione. La conclusione. Allora c'è ancora da dire a questo proposito quanto Leone XIII nella sua enciclica precisa, dopo che ha spiegato quanto vi ho detto con parole forse più semplici, avrei fatto meglio leggere quello che mi diceva lui. Egli dice che la libertà c'è negli enti dotati di intelligenza, quindi di un'anima spirituale. E ricorda, i nemici della libertà quindi non sono coloro che, come la Chiesa e la religione cristiana, affermano che l'uomo ha un'anima spirituale, ma i materialisti. I materialisti sono deterministi. E infatti tutti coloro che hanno una concezione materialista dell'uomo negano la libertà e il libero arbitrio. Anche le cosiddette neuroscienze negano la libertà e il libero arbitrio dell'uomo. Tuttavia spiega, già che come l'intelletto può errare e come la libertà dell'uomo può scegliere un bene apparente che in realtà è male, San Tommaso spiega, ci sono due modi, o per errore e ignoranza nell'intelletto che sbaglia nel giudicare l'oggetto. Per esempio, io penso che l'adulterio è un male, però nel caso concreto, con mio ultimo giudizio sull'azione pratica, questo adulterio qui fatto da me adesso è un bene perché amo questa persona, perché sono portato dalla passione. Giudicando che è un bene, con l'intelletto, la volontà segue infallibilmente, zac, e lo fa. Benissimo. Questo quindi viene da un errore, o dall'ignoranza, o addirittura dall'errore, che è peggio ancora, nell'intelletto, il più delle volte trascinato dalla passione. Oppure l'errore può, diciamo, il peccato può venire dalla non considerazione, il peccato dell'angelo è stato così. Non considerare, volere un bene, ma non secondo l'ordine, quindi non volere un male, ma volere un bene, ma non secondo l'ordine,
E questo allora non considerando tutto ciò che dovevo considerare. Per esempio l'angelo ha voluto rendersi in un certo modo simile a Dio senza considerare la sua condizione di creatore. E agendo per non considerazione ha potuto peccare. Allora l'uomo può peccare. E allora quindi Leone XIII spiega che proprio questi difetti della volontà umana, della libertà, impongono la legge. La legge per il mondo, per il creato e per gli animali è una legge necessaria. E per l'uomo invece l'uomo è capace di conoscere la legge in quanto tale, che è ordinatio ratione, cioè ordinamento della ragione. La legge per gli uomini liberi. La legge quindi non limita la libertà, ma aiuta a dirigere la nostra libertà verso il vero bene e non verso falsi beni. E allora Leone XIII spiega che c'è una legge naturale che viene dalla ragione divina di Dio, la legge eterna, che si riflette nella ragione dell'uomo. Questa legge naturale quindi deve far sì che l'uomo segua la legge naturale. I comandamenti di Dio in buona parte sono espressione della legge naturale. E poi c'è una legge poi divina positiva nella rivelazione, perché non si può dire che Dio non può legiferare, e infine una legge positiva umana che ha i suoi limiti e deve essere determinata, e diciamo che determina e precisa quella divina. Dopodiché Leone XIII passa a parlare dell'errore del liberalismo. Come lo dice il nome, il liberalismo alza la bandiera della libertà. Ora, alzare la bandiera della libertà attira, perché la libertà, come vi ho detto, è nobilissima facoltà dell'uomo, anzi coincide quasi con la nostra volontà, per San Tommaso una sola potenza, la libertà, il libero arbitrio e la volontà. Ragione per cui chi può negare che la dignità dell'uomo si trovi anche nella sua libertà? Il problema è fare della libertà un vessillo come se fosse superiore a ogni altra cosa. Come vi ho spiegato prima, diciamo separata dalla verità, che il liberalismo giudica inconoscibile nel suo agnosticismo. Separata quindi dalla verità. Ma senza la verità la libertà non ha più la luce, è come un cieco, è come camminare al buio. Senza il lume dell'intelletto non vi può essere, non possiamo guidare, la volontà non si può guidare, e senza la verità ecco che non è possibile neppure la libertà. Il liberalismo ancora erra perché il suo volontarismo sgancia quindi la libertà dalla verità e sgancia la libertà dal suo creatore, da colui che la fonda, da colui che la attua, da colui che la mette in moto, che è Dio. Allora ecco questo errore, e Leone XIII esprime, diciamo, esamina tre sorte di liberalismo: quello più radicale, naturalista, razionalista, l'uomo è legge a se stesso e non ha nessuno sopra di sé, neppure Dio; uno più moderato, che ammette la legge naturale ma non quella divina positiva, per cui per esempio ancora persone ragionevoli che oggi consideriamo conservatori, magari i nostri fratelli in tante battaglie, dicono per esempio l'aborto è inaccettabile, ma questa è una legge naturale, ma non vogliono che si parli di Gesù Cristo, e che questa invece fa parte della legge divina positiva, di ciò che Dio ci ha rivelato. E infine c'è un liberalismo ancora più moderato, che ammette la legge divina per governare i singoli e gli individui, ma non deve però essere legge nella società, e quindi presuppone la separazione tra lo Stato e la Chiesa. In seguito Leone XIII fa una critica serrata alle varie libertà, e poiché sono stato troppo lungo nel preambolo filosofico più ostico e difficile, non ho tempo per parlarvi di questa parte più facile alla portata di tutti. Ovvero si esamina
la libertà di culto e di religione, che chiama ateismo pratico, la libertà di parole e di stampa, la libertà di insegnamento e di magistero e infine la libertà di coscienza. Su questi tipi di libertà moderna, 1, 2, 3, 4, 4 tipi di libertà moderna, Leone XIII mostra in che senso queste libertà possono essere vere e autentiche libertà, soprattutto la libertà di coscienza, come nei martiri, per esempio, quelli veri, quelli cristiani, e in che senso invece è inammissibile, falsa e corrotta libertà, la libertà di culto, la libertà di religione, una totale libertà di parole e di stampa, la libertà di insegnamento e di magistero di insegnare e qualsiasi cosa, è una falsa libertà di coscienza, dove la coscienza è il giudizio che noi facciamo sulla moralità di un atto e che deve essere legato ovviamente alla verità oggettiva, non può essere totalmente autonomo, come ho detto prima, legge a noi stessi. Concludendo, parlando dei frutti avvelenati delle moderne libertà e della possibilità di tollerare, non volere, il male. Come la volontà e la vera libertà non possono mai volere il male, la volontà e la vera libertà possono voler tollerare il male, che è un bene. Ma non sempre, precisa Leone XIII, seguendo San Tommaso anche qui alla lettera. Tollerare un male è un bene solo se da ciò viene un maggior bene o si evita un grande male, ma se non ne viene un maggior bene, anzi lo si impedisce, o se non ne venisse un maggior male nel non tollerare, è doveroso e necessario non tollerare il male, qualunque genere di male. Quindi anche la tolleranza, che non è quella di Voltaire, degli illuministi, ma quella che insegna la Chiesa Cattolica, quando si deve tollerare qualcosa di male, come la prostituzione per esempio, quando non è possibile e non è possibile estirparla del tutto, o altri mali, e così pure per esempio una libertà di culto, che so io, laddove siamo in un paese eretico non più cattolico, questo è un tollerare un male quando non è possibile ottenere qualcosa di meglio, altrimenti la condizione della tolleranza, dice sempre Leone XIII, non è quella ottimale. E infine conclude. La conclusione è riprendendo le parole del Vangelo. Nel capitolo 8 di San Giovanni, dove Gesù si rivolge ai giudei e dice loro: sarete veramente miei discepoli se persevererete nei miei insegnamenti e conoscerete la verità. Gesù dice: io sono via, verità e vita, e la verità vi farà liberi. Gli risposero essi: siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati servi di nessuno, come dunque dici tu sarete liberi? Rispose loro Gesù: in verità vi dico che chiunque fa il peccato e servo del peccato. Queste sono profonde verità. Come vi ho detto, poter fare il male non è la libertà, è la corruzione della libertà. E adesso Gesù ci dice di più: fare il male non è la libertà, ma è la schiavitù. E Gesù è il Redentore, il Liberatore, proprio perché ci libera dal peccato. Ora il servo non sta nella casa per sempre, il figliolo ci sta per sempre. Per la qualcosa, se il figliolo vi libererà, sarete veramente liberi, come Cristo ci ha liberato, il Figlio di Dio, riscattandoci sulla croce. So che siete figlioli di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché non penetra in voi la mia parola. Io dico quello che ho veduto presso il Padre mio, e voi parimenti fate quello che avete imparato presso il vostro padre. Loro dicono: il nostro padre è Abramo,
e Gesù gli dirà: no, il vostro padre è il diavolo, colui che fin da principio non stette nella verità. Quelli fu omicida fin da principio e non stette nella verità, perché verità non è in lui. Quando parla con menzogna, parla da suo padre, perché egli è menzogniere, menzognero e padre della menzogna. Quindi vedete il legame strettissimo che Gesù nostro Signore mette tra verità e libertà, tra menzogna ed errore e schiavitù. L'errore e la menzogna sono schiavitù. La verità, che è Gesù Cristo, è libertà. Noi abbiamo un tesoro prezioso, la volontà. Abbiamo un tesoro prezioso, la libertà. Questa libertà è fatta per il bene è Dio. Abbiamo un tesoro ancora più prezioso, la grazia divina, che ci permette di raggiungere il bene sovrannaturale e divino. La grazia divina non è nemica della libertà. La grazia divina muove la nostra libertà a fare il bene e a fare il bene sovrannaturale. Non dobbiamo essere indegni della nostra dignità, non dobbiamo decadere dalla nostra nobiltà, non dobbiamo renderci schiavi delle passioni, del peccato, della menzogna, dell'errore, del demonio, ma dobbiamo essere figli adottivi di Dio e partecipare alla sua somma libertà. E per concludere, già che bisogna pur concludere, concluderò con questa bella preghiera di Sant'Ignazio nella contemplazione per ottenere l'amore di Dio. Prendete, Signore, e ricevete tutta la mia libertà. E gli do una cosa così preziosa. La mia memoria, il mio intelletto, e tutta la mia volontà, ogni mio avere e ogni mio possesso, perché voi me lo deste, a voi Signore lo rendo. La libertà, la volontà, l'intelletto ce l'ha dato Dio, a Lui dobbiamo rendere questo dono. Tutto è vostro, disponete secondo la vostra volontà. Datemi il vostro amore e la vostra grazia, che questa mi basta, così sia. Ecco, l'uomo è perfettamente libero quando la propria libera volontà diventa una sola cosa con la volontà di Dio. E in questo modo siamo veramente liberi, e in nessun modo e nessuna cosa ci potrà trattenere dall'andare speditamente a quel fine ultimo che è per l'appunto Dio stesso, sommo amore e sommo bene, che la nostra volontà desidera, che ogni volontà, anche senza saperlo, ricerca, perché è di quella beatitudine che sola è capace di saziare perfettamente l'ampiezza e la capacità della nostra volontà, che invece i beni limitati e parziali, che pur bellissimi che ci sono nel creato, non sono capaci di saziare. Agostino diceva: fecisti nos a te, ci hai creato per te, e il nostro cuore è inquieto, inquieto come nella libertà che ancora non sa cosa scegliere, fino a che non riposa in te, che sei non un bene limitato e parziale, ma il bene infinito che tutti cercano e pochi trovano. Ho finito davvero.